Mariano Rabino, siamo alla nascita di una nuova formazione politica, una nuova lista civica. Come pensa di inserirsi nella realtà politica albese? Quali le proposte, quali i progetti che vi proponete? Tanto grazie, ma questa è un'iniziativa nuova che si rivolge ai cittadini, che nasce fuori dagli schieramenti, dai partiti tradizionali, di destra, di sinistra, i principali partiti. È un'iniziativa che nasce dall'impulso di associazioni dalla storia più antica e dalla storia più recente, vuole mettere insieme le competenze, le intelligenze, le proposte e soprattutto migliori che possono emergere dalla città, ma soprattutto le persone più fresche, più vivaci, più capaci di dare un futuro a questa città, a questo meraviglioso territorio. Questa città Alba è una città che ha raggiunto livelli di benessere notevoli, rischiamo di perderli. La crisi economica complessiva, il cambiamento dell'economia globale. Quindi c'è da parte vostra anche una lettura critica di quello che è lo stato amministrativo locale del momento? Noi guardiamo al futuro, certamente Alba sta registrando un rallentamento. Vogliamo dare il nostro contributo innovativo, pensiamo che lo si debba fare fuori dalle logiche, ripeto, di schieramento tradizionali. Abbiamo l'idea di un'Alba moderna, di un'Alba aperta, di un'Alba vivace che si apre ai turisti, che però è in grado anche di essere capitale del territorio, di muovere il territorio insieme, di fare squadra, di fare sistema con il resto dei comuni, delle articolazioni sociali ed economiche. Si per guardare anche al futuro? Assolutamente, Alba ha bisogno di non fermarsi, di non adagiarsi, di non pensare di essere arrivata, di appagarsi per gli allori o i successi ottenuti, ma che sappia continuamente rilanciare e traguardare. Bene, grazie e buona fortuna. Grazie a voi. Parliamo della nuova lista civica Alba Centro. È una lista civica, ma non c'è la lista civica, non proponete un sindaco. Come pensate di inserirvi nella realtà politica albese rispetto alle altre formazioni che già stanno operando? Siete critici, siete dialoganti? Qual è il connotato che maggiormente vi distingue? Ma i connotati sono due. Intanto noi non abbiamo presentato il nome del sindaco perché è troppo presto, e poi perché vogliamo ancora cercare di animare tutte quelle volontà e quelle disponibilità e quelle competenze che non si sono ancora espresse, ma che noi confidiamo che si esprimano. Noi non abbiamo un giudizio negativo verso le forze politiche tradizionali, anzi, noi riteniamo che questa città sia stata sempre, per tutta la sua storia, ben amministrata, sia quando era amministrata dal centrodestra, sia quando era dal centrosinistra. Quindi non è una contrapposizione politica. Lo sforzo di dare vita ad una formazione civica nasce da due condizioni. Ecco, la prima è una certa disaffezione verso questo bipolarismo che in 20 anni non ci ha portato niente di buono. La seconda è quella di andare proprio a cercare delle disponibilità, delle personalità che sino ad oggi non sono avvicinate alla politica. In questo spirito noi oggi abbiamo annunciato la costituzione di questa nuova organizzazione. Il candidato sindaco verrà espresso dall'organizzazione, crediamo, entro fine anno o all'inizio del prossimo anno. Quindi avremo modo eventualmente poi di risentirci per sapere di chi si tratta. C'è già qualche nome, qualche ipotesi sul tappeto? No. No, ancora nulla, non si vuole sbilanciare. No, ma non c'è, del resto non avrebbe avuto senso. Se noi ce l'avessimo oggi l'avremmo annunciato, ma annunciarlo oggi sarebbe troppo presto e poi sarebbe contraddittorio rispetto a cosa ho appena detto. Io ho appena detto che noi dobbiamo cercare di offrire un'occasione per chi non si è mai impegnato. Ecco, noi speriamo che delle personalità vogliano impegnarsi. Ci sono anche dei valori. Nel corso della conferenza stampa lei ha sottolineato e ha fatto una riflessione sull'uso della parola. Provo a tradurre. È di fondamentale importanza tener fede alla parola data. Potrebbe essere un'interpretazione che lei condivide questa o la commenterebbe in maniera diversa? No, lei ha capito benissimo quello che ho detto, io volevo proprio dire quello. Io credo che la parola sia fondamentale,
la parola era un elemento discriminante assoluto nel valutare le persone all'interno della nostra antica civiltà contadina, non si veniva meno molte volte alla propria parola nelle nostre comunità, perché dopo non eri più considerato una persona degna di rispetto. Ecco, lo so che i politici ritengono invece che la parola possa essere allegramente misconosciuta, disconosciuta, rinnegata. Ecco, noi vogliamo delle persone che non abbiano nessuna disponibilità a rinnegare le proprie parole. Benissimo, grazie e buona fortuna. Grazie.